Te Bulldog, questa adesso passerete una Pasqua tranquilla con questa vittoria, però una vittoria che serve a poco perché rimanete sempre in zona playout. C'è ancora da lavorare. Prime tre partite di... Vabbè, tre punti che servono, tre punti. Ci potevamo fare di... No, 3,2. 3,2. Potevamo fare di meglio. Loro... Mi suggeriscono dalla regia ottima punizione di Trippi. Perché l'ho ripresa pure, capito? Ah, Giacobelli. L'ha ripresa. Vabbè, Giacobelli sì, va bene. Qualcuno le combinerà a Giacobelli. Ho scacciato troppo quadrato R1. Troppo forte. Comunque. Alla fine la frase di Piero sulla punizione di. Mancano tre partite alla fine, i da Bulldog che ci sono comunque. Come playoff puntiamo. Dico, non è come l'anno scorso che avevate raggiunto la promozione tranquillamente. Ci metti... Però dico, di questa volta dovete sudare. Sì, sì, dai. Andate così questa. Ma c'è Bulero? Che c'è Bulero? Perché mi guardi così? Mi guardi in maniera stranissima. Che stiamo la prossima? Prossima si gioca il 7 maggio, attenzione. Il 7 maggio? Sì, con gli Stocks. Cioè, saltiamo 2 settimane. Con gli Stocks alle 3. Non parliamo. Alle 3. Stocks che sono secondi in classifica. Alle 3. Io con lo stomaco pieno. Cioè, stomaco pieno. Io c'ho quel 2000 gradi. Ragazzi, 7 maggio alle 3. Stocks. Stocks debutto. Saremo al completo. E le scampagnate, diciamo. Mi raccomando con queste scampagnate perché non vorrei che debuffate. Oggi mancavano 2 Spataro, però alla fine ha influito poco. Capitano è meglio non giocare. Ruffalo come ha giocato? C'è il gruppo. Va bene, allora questi Stocks che sono... Niente Barzelletta. No, mi dispiace per l'Inter. Oh, stasera c'è l'Inter. Domani questi... c'è Palermo. Domani c'è Palermo. Dai, dai. Questi Stocks secondi in classifica vi spaventano? No, non spaventa nessuno. Oh, quindi vinciamo, prendiamo, perdiamo. Tanto ormai abbiamo l'obiettivo del playoff. E ci giochiamo la partita secca. Giacopelli, tu da tifoso che ne pensi? Oh, ma guarda, spero che riescano ad arrivare in zona playoff e che arrivino in A per sfidare noi, ovvero il Blacks. Non vedo l'ora. Ma sì, dico lì faccia Giacobelli che ma quando giochi di tolati, Giacobelli? Quando giochi voi dovete avere paura soprattutto del nuovo acquisto, ovvero Caldara. È fortissimo. Ma lui quando gioca di tolati? Lui a parte io, Blacks. Da quanto? Non l'ho mai visto giocare. Non si vede più. Guarda. È scomparso. Finora ho fatto ottime prestazioni, non posso lamentare. Non si è mai lamentato nessuno di prestazioni. A differenza di un mulè che ci diciamo fatto che parte in Coppa di 69 e faccio gol di pallonetta, gioco bene. Gol all'incrocio. Ricordiamo allora, dice che fa la punizione lui, è tutto forte, ricordiamo la punizione dei Trippi, giusto? Vorrei ricordare che oggi che se deve fare gol di pallonetta ricordiamo la punizione. Va bene, vi saluto ragazzi. Ciao, alla prossima. Bulldog, ciao, buona Pasqua. Tanto. Ragazzi, ancora un'altra sconfitta per gli Amnesia, però speriamo che in questo uovo di Pasqua troviate la vittoria. La vittoria in prossima. Anche ho saputo che oggi avete fatto comunque, avete giocato bene. Luigi però non è... Giangiuli diceva no, questa volta avete giocato bene. Io ho preso a mano. Giulio articolo 11, tra l'altro. È stato un articolo 11 sfortunato. Diciamo che rende meglio come difensore. Domani tutti a tifere paranissimi. Un saluto a Barone e a Riccio. E al principino. No, oddio! Anzi, ma dice che voleva vedersi l'intervista da casa. Dove? Dice che dovevi vederti l'intervista da casa. No, lo so, era tutta una scena fatta apposta. E allora Cavadi, cosa vuoi trovare nell'uovo di Pasqua? La vittoria? La vittoria, ma arriverà, io ci credo in questa squadra, come. Giangiuli. Perché dici di no, Giangiuli? No, non ce lo dire, invece sì. Invece c'è Spedale che è messo lì, che non. Si legge stampa però. Quando mai? Dai! Io sono come. Sei fuori squadra? No, si legge stampa. Ma la squadra che ha fatto il minor punteggio.
Nell'asse dell'Inter School quanto ha fatto? Esatto. Non saremo noi, non lo so. Quanti punti avete fatto? Non lo so, non me lo so. Bisogna vedere a chi vi Inter School. Questo Kevin però non era riuscito a farsi. No, è il nostro attaccante. Non le stiamo creando e se ne hai con decisivo. Certo, questa musica malinconica per la vostra situazione. Faccia la prima. Oggi ha fatto un bel assist per il zio. No, Giangiuri ti dando la colpa. Comunque ringraziamo gli avversari per l'articolo. Anche lo dai Rob allora. Sì, sì. Grazie per l'articolo. Sì, per non essere rapido e indolore, invece è l'articolo. Ragazzi, si ritornerà a giocare il 7 maggio con i Dozer. Con i Dozer. Dozer! Alle 7. Scusa. 7 maggio alle 7. 7 maggio alle 7. Ok. Come vende? Alle 7 giochiamo. Ci sono altri due giocatori. Venite. Però non hanno la faccia molto conta. Dai, Noi siamo come l'Inter. Prima o poi ci vediamo. Ciao a tutti. Siamo come l'Inter. Va bene, vi saluto ragazzi, alla prossima, buona Pasqua. Sto bravissimo.